Sandrigo, bollicine, DJ set con invitate le fiamme gialle, individuati 8 collaboratori su 20 in nero. Si sono presentati all'ingresso con una sorta di permesso speciale che valeva ben più di un VIP pass. I finanzieri della Guardia di Finanza di Thiene a Sandrigo nei giorni scorsi, dove era in corso una festa organizzata in campagna tra vignali e molto frequentata da giovani e non. Con tanto di DJ set, servizio bar, prosecco come bicchiere forte, ristorazione e di conseguenza la necessità di un elevato numero di collaboratori al lavoro, 8 dei quali risultati del tutto in nero tra camerieri e baristi e soggetti con altre mansioni, senza la dovuta comunicazione di avvio di rapporto di lavoro, con conseguenti provvedimenti presi dai finanzieri del gruppo di Thiene, denuncia per organizzatori della festa, appuntamento periodico durante l'estate e un salasso di sanzioni pecuniarie. Va da sé che i componenti delle Fiamme Gialle non erano stati invitati a partecipare alle serate che si sono tenute tra luglio e agosto in via Agosta a Sandrigo, ma l'ampia pubblicizzazione dell'evento sui social media aveva fatto sì che la notizia giungesse fino al centro di manifestazione, con decine di partecipanti. L'equipaggio inviato per il sopralluogo ha provveduto ad identificare il personale all'opera in quella serata, circa una ventina di persone tra cassieri, cuochi, camerieri e baristi, 8 dei quali sprovvisti dei documenti di autorizzazione. Per l'organizzazione, a monte delle serate di campagna sarebbero risultate coinvolte 3 aziende agricole della zona, per le quali sono scattati provvedimenti di legge dopo rilievi dell'Ispettorato del Lavoro. Tra questi anche la sospensione dell'attività. Una delle sanzioni riguarda la presenza di un registratore di cassa non conforme alle imposizioni aggiornate e una cassa vecchio stampo. In altre parole, un dispositivo sprovvisto di ogni tipo di collegamento telematico. Secondo episodio analogo, poco lontano da di proporzioni minori rispetto all'impiego di collaboratori senza permesso, a Breganze nei giorni scorsi, dove un locale pubblico era allestito per un evento sportivo all'aperto.